quale direzione l'azione di vicinanza di Papa Francesco, che abbiamo scelto come testimone per aiutarci in queste nostre riflessioni sul tempo del coronavirus, in quale direzione ci portano? È un discorso che lui fa solo ai cristiani, ai credenti o a tutta la famiglia umana? Papa Francesco ogni giorno, per circa 68 giorni, quindi oltre due mesi, nella messa mattutina da Santa Marta, prendendo spunto dal Vangelo del giorno, non ha fatto altro che indicare delle direzioni, e lasciatemelo dire, direzioni che vanno al di là degli stessi cristiani, direzioni rivolte a tutti gli uomini. Perché vedete, la prima cosa che ci deve aiutare in questa a capire, a vivere, a sconfiggere questa pandemia del coronavirus è che non possiamo dividerci, anche se abbiamo avuto e purtroppo abbiamo ancora esempi di divisione a livello mondiale, a livello internazionale, ma anche a livello nazionale e delle volte anche a livello ecclesiale. La cosa più sbagliata che possiamo fare è dividerci e rivendicare certi primariati. Da questa situazione si esce o insieme o non si esce. Ci si salva o insieme oppure non ci salveremo. E quando parlo di salvezza non intendo solo la sconfitta del virus, del coronavirus, ma intendo anche la salvezza futura, la salvezza dell'uomo che deve costruire un futuro migliore, diverso. Pensiamo al disastro ambientale, che è un'altra pandemia grave e che abbiamo sotto gli occhi tutti, ma che stiamo molte volte sottovalutando. Tante volte abbiamo letto, abbiamo ascoltato che i nostri mari sono diventati a tornare e ad essere limpidi, che era possibile vedere il sottofondo a occhio nudo, che le nostre città sono state molto molto meno inquinate dalle polveri sottili, che abbiamo respirato aria diversa, migliore. Ebbene, tutto questo che cosa ci dice? Che dobbiamo tornare a salvare l'ambiente e che possiamo sconfiggere il coronavirus, ma il coronavirus ci dice: potete sconfiggere me, ma avete un'altra pandemia, che è la pandemia dei disastri ambientali, di cui anche prima di Papa Francesco alcuni pontefici hanno parlato, ma Papa Francesco ne ha parlato in maniera più dettagliata e più forte nel suo magistero, in particolare nella Laudato Si. La pandemia del coronavirus ci richiama un'altra pandemia, che è la pandemia della fame nel mondo. E la fame nel mondo uccide più bambini, più persone del coronavirus. Quindi vedete come è importante saper leggere cosa c'è dentro e al di là del momento storico, critico, difficile, ma profetico che stiamo vivendo. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.